Benvenuti ad una nuova puntata di GCN Italia. Oggi vi presentiamo la bici di Alice Maria Arzuffi, la Steven Super Prestige. Vi daremo tutti i dettagli e il peso, ma prima, se non l'avete ancora fatto, cliccate sul logo di GCN Italia per iscrivervi al canale e attivare la campanellina per le notifiche. Stevens è un'azienda tedesca di Amburgo, da sempre legata al mondo del ciclocross. Basti pensare ai due titoli mondiali del 2017 e del 2018 vinti da Wout Van Aert in sella Super Prestige. Il telaio è progettato per assorbire le vibrazioni verticali, flettendo il meno possibile lateralmente. In questo modo si riescono ad assorbire le asperità senza perdere potenza. Come tutte le bici da ciclocross, deve anche evitare che il fango accumulato sulle ruote vada a impattare contro la forcella e il telaio. Lo si nota bene guardando quanto spazio ci sia tra la gomma e il piantone della bici montata sui rulli per il riscaldamento e quindi equipaggiata con pneumatici stradali. La bici è interamente montata con componentistica Shimano Durace, ad eccezione delle due corone che sono Ultegra con dentatura 46 e 36. La guarnitura è una Easton EC90 SL e i pedali sono XT con aggancio SPD, gli stessi usati in mountain bike. Il cambio posteriore è un Durace D2 con filo elettronico bloccato al forcellino da una fascetta elettrica. Il pacco pignoni ha una scala 11-30 per adattarsi a tutte le velocità. Passiamo ai comandi. Easton fornisce anche l'attacco manubrio, in questo caso da 110 mm, e la curva da 42 cm centro-centro modello C90 SLX, entrambi in alluminio. Sotto l'attacco è fissata la centralina del cambio elettronico tramite un cinturino in gomma. Vediamo anche che Alice utilizza un cono sterzo ribassato sopra il quale monta uno spessore da 5 mm per poi tenere uno spessore più alto da 10 mm sopra l'attacco manubrio. In questo modo si è sicuri al 100% che la chiusura dell'attacco lavori perfettamente sullo stelo della forcella. I freni sono Durace a disco, come per tutte le bici da ciclocross di questa epoca, e i rotori sono da 140 mm sia davanti che dietro. Le ruote sono delle DT Swiss CRC 1100 SP Line da 38 mm di profilo, mentre i tubolari scelti per l'europeo di Silvelle sono gli FMB Slalom da 33 mm. FMB è un'azienda francese specializzata nella realizzazione di coperture off-road, ma anche per corse particolari come la Parigi-Roubaix. Sulla spalla dello pneumatico vediamo la scritta AMA, che sta per Alice Maria Arzuffi. La sella è una di quelle che vediamo anche sulle bici da strada, ovvero una Fizic Antares Open R1, con foro e canale di scarico e rail in carbonio. È montata centralmente su un reggisella Easton senza offset, che ha la particolarità di poter registrare la ritenzione della sella e la sua inclinazione con due meccanismi separati. Passiamo alle misure. Alice ha scelto una taglia 52 che corrisponde più o meno ad una S. La distanza tra movimento centrale e piano sella è di 67,7 cm. La distanza tra punta sella e centro manubrio è di 52 cm, mentre il dislivello sella manubrio è di 6 cm. Il peso complessivo della bici è di 7,3 kg. Bene, spero che il video vi sia piaciuto. Nella descrizione potete trovare tutte le informazioni. Mettete un like e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate. Mi raccomando, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Ciao, alla prossima puntata!